Siamo a Torino, in questo edificio, l'International University College of Turin, si sta insediando la commissione Dubbio e Precauzione, una specie di gruppo di controinformazione sulla pandemia, sui vaccini, sul Covid. La 7 qui non è benvenuta. No. Porta chiusa. Mi dispiace, purtroppo i comportamenti assolutamente non etici, la 7 ce la croce sopra. Questa è la locandina dell'incontro a cui la 7 non è benvenuta. Vedete, commissione Dubbio e Precauzione, i professori Mattei, Cacciari, Agamben, Freccero. L'incontro si può seguire in streaming su YouTube. A un certo punto un anno e mezzo fa ho avuto una folgorazione, ho detto ma il coronavirus è come l'euro. Funziona allo stesso modo? Cioè la scienza, questa scienza sostituita, richiama l'oggettività economicistica, l'euro, l'austerità, tutto quanto, perché forse quella non era più spendibile e non funzionava più. Tra gli interventi in streaming anche quello di Nunzia Alessandra Schelirò, la poliziotta contro il Green Pass. Ho riportato addirittura il video di Vera Sharav, una sopravvissuta all'olocausto, per denunciare il periodo preoccupante, allarmante in cui stiamo vivendo. Ho riportato le parole di Primo Levi, ci stiamo avvicinando addirittura al periodo dell'Impero Romano, quando la maggioranza scelse di mettere a morte Gesù e di salvare Barabba. Professore, posso fare una domanda? Che televisione? La 7, Piazza Pulita, cosa si è deciso oggi, professore? Il professore Stefano Montanari non ci vuole parlare. Gli avremmo chiesto conto del perché ha definito questa epidemia inesistente, questo patogeno fasullo. Ha parlato così del Covid-19. Vogliamo in qualche modo recuperare tutto il lavoro svolto dai nostri confratelli che hanno lavorato in questi due anni sulla rete. Ci sarà in qualche modo una mappa di medici che possono curare e i collegamenti con i medici che possono curare per in qualche modo aiutare le persone per essere un SOS. Eccoli. Ce l'abbiamo aspettata. Dico una cosa solo, ma ti sembra normale che Draghi abbia detto che speriamo che quelli che non sono d'accordo rientrino nella società? Ma sai questa affermazione cosa vuol dire? Che il contratto sociale passa attraverso il vaccino. Ma una cosa, è un'affermazione di una gravità incredibile. Ho sentito che volete mettere in contatto anche nell'ambito, diciamo, del vostro progetto pazienti e medici. Bravissimo. Certo. Bravo. Quando si parla di mettere in contatto medici e pazienti, no? In un contesto di pandemia, non è un po' rischioso? Ci sono stati casi di medici che proponevano delle terapie assolutamente strampalate, per esempio. Ecco, però anche qui, ecco, vedi, ci sono anche qui, ci saranno in qualche modo dei protocolli che occorre rispettare. Però molti protocolli sono considerati inefficaci, se ecco, non bravo, dannosi. Perché molte volte qui, vedi, si apre un altro. È pericoloso, ecco, per i pazienti, allora, o no? Vedi, l'ordine dei medici sottosta allo Stato. Stamattina c'era per esempio Stefano Montanari che ha negato la stessa pandemia. Allora, mi dico oggi e Montanari interviene oggi. Qualunque affermazione deve essere motivata, se no, detta così, non è valida. Sono stato chiaro? Oh. Questo lo dice però a chi parlerà, a chi, a Stefano Montanari. Ma Montanari lo motiverà a sua parte, lo dovrà motivare, però è chiaro che è un problema questo qua aperto che... Allora, perché molti sostengono, come tu sai, che in qualche modo la definizione di pandemia è stata cambiata. Quindi cosa stiamo vivendo adesso? Cosa stiamo vivendo? Se non è una pandemia. Un'infezione, chiaramente. Un'infezione che... Va bene.